Il maestro Hung Hsien è un maestro delle arti di combattimento. È famoso per la sua conoscenza di tutti i sistemi cinesi, ma in particolare come praticante di uno dei più difficili, il Tai Chi. Questo parco si trova nel centro di Taipei, capitale di Taiwan. La gente è qui dalle 3 circa del mattino. Tre ore dopo c'è ancora gente che arriva e parte. Tutto il mondo, ovunque ci sia una comunità cinese, accade la stessa cosa. Andiamo al parco per fare esercizio, e a volte da soli, a volte in gruppo. E poi i loro pettegolezzi si confondono con il coro dell'alba. Per i cinesi è importante fare esercizio dove ci sono gli alberi. Devoti del Tai Chi trovano un luogo e vi ritornano magari ogni giorno della loro vita per praticare questi esercizi, che sono anche tecniche di combattimento. Questo non è stato girato al rallentatore. Le leggende cinesi dicono che prima che il mondo esistesse, esisteva l'energia. Questa energia è divisa negli opposti, cielo e terra, duro e morbido, yang e yin. Questi opposti fluiscono costantemente l'uno verso l'altro. Chiamano questa energia Qi. Pensano che si muova ancora invisibilmente nel mondo, permeando tutto ciò che esiste. Questo gruppo si muove in accordo con questa conoscenza. Per loro, l'aria sotto gli alberi è molto buona perché è satura di Qi. Si mischia con il Qi dei loro corpi. Master Hung va a trovare Qi sotto gli alberi sulla riva del fiume. Scuotendo le dita, incoraggia il Qi a scorrere lungo il suo braccio, attraverso il suo corpo e nell'altra mano. Lui guida un piccolo gruppo di amici in esercizi progettati per promuovere una vita lunga e sana. Alcuni esercizi sembrano più o meno gli stessi a cui siamo abituati, ma lo scopo è solitamente diverso. Qui respira profondamente, esercita il basso addome, ma concentra anche il Qi al centro del suo corpo in un punto 2 pollici sotto l'ombelico. Esercizi come questi furono scritti per la prima volta dal medico cinese circa 2000 anni fa e da allora sono stati utilizzati e sviluppati. A volte hanno uno scopo speciale. In un ospedale della Cina continentale il cancro viene trattato con esercizi di questo tipo. Non ci sono movimenti vigorosi, niente che eserciti evidentemente i muscoli, il corpo o il cuore. Lo scopo è preparare con calma il corpo per la giornata che ci si aspetta e soprattutto riequilibrare il Qi al suo interno. Alle 7 circa questo gruppo fa colazione insieme. Saranno accanto al campo di pratica in un piccolo tempio buddista con annessa una sala da tè. Bevono molte tazze di tè e parlano all'infinito delle arti del combattimento. Maestro Hung è una persona la cui presenza stimola il pensiero. La sua conoscenza è profonda su argomenti comuni. Si siede in silenzio, permettendo agli studenti più anziani di rispondere, ma quando l'argomento diventa complesso, interviene lui. Nei giorni lavorativi si separano, ma negli altri giorni spesso restano per praticare le tecniche di combattimento. Master Hung vive nella zona vecchia di Taipei, una parte fortemente tradizionale della città. Molte persone da tutto il mondo hanno camminato per le strette vie per studiare con lui.
Non accetta ogni studente speranzoso che arriva, soprattutto ora che si è ritirato all'insegnamento a tempo pieno. Danny Reed, un giovane traduttore americano che lavora a Taipei, era abbastanza determinato da aspettare pazientemente, secondo la tradizione, finché il maestro non lo accettasse. Danny, particolarmente interessato al contesto storico e filosofico delle arti a combattimento cinesi, come Howard Brew, un altro americano, parla solo mandarino e Master Kong parla solo taiwanese, quindi il suo secondo figlio traduce. Gli argomenti trattati sono difficili, soprattutto il problema della comprensione del Qi o in taiwanese Occhio, non da una cina. Non ho curato, c'è su. Uno del Qi, c'è qui, c'è il domicilio. Ma se c'è Qi, non si può non fare. C'è il codice, c'è il suo nome, c'è il suo nome, c'è il suo nome. Quindi c'è il codice. C'è il Qi. Fino a che l'idea del Qi non viene accettata, è impossibile comprendere gran parte del pensiero cinese. È di fondamentale importanza nel loro sistema sanitario e nella lotta. La difficoltà è trovare il modo di spiegarlo. L'unico vero modo è fare gli esercizi e percepirlo nel tuo corpo. Kuming è uno scultore molto noto in America. Usa la sensazione del Qi all'interno del suo corpo come soggetto per le sue sculture. Progetta la sua opera in polistirolo, quindi scolpisce enormi statue di legno grezzo. Ogni statua raffigura una posizione nell'esercizio di movimento ed ha la sensazione del Qi in quel momento, la potenza che sente dentro il suo corpo. Queste idee dei cinesi sono molto antiche, fanno parte della filosofia taoista cinese. Scritto per la prima volta da Lao Tzu nel III secolo a.C. La Cina in cui viveva stava sviluppando due filosofie principali. Una era il confucianesimo, che è fondamentalmente il culto degli antenati e l'ordine stabilito delle cose. Adesso si oppone il taoismo, che insegna la necessità di vivere in armonia con le cose naturali. Molti filosofi taoisti andarono a vivere sulle montagne per meditare. Erano però anche molto pratici. Erano gli inventori, gli uomini che svilupparono la polvere da sparo e molte altre cose. Hanno anche sviluppato le teorie che armonizzano il corpo con la natura, applicando queste teorie alla medicina e al combattimento. È dalle montagne della Cina che provengono le arti del combattimento e i loro movimenti sono influenzati dai filosofi. Noi occidentali pensiamo al corpo come un insieme di ossa, muscoli e nervi. I cinesi condividono questa visione e su di essa basano le loro tecniche di combattimento, ma aggiungono a questa un'altra idea, il concetto degli opposti maschile e femminile, dell'oscurità e della luce, che fluiscono sempre verso l'altro. Hanno anche sviluppato tecniche che incanalano l'energia del Qi nel loro combattimento. Non avrebbe insegnato nulla che sia in conflitto con questa filosofia, perché non sarebbe, come si suol dire, in armonia e sarebbe quindi una tecnica debole. Queste
Questi sistemi di combattimento lenti sono chiamati morbidi o interni. Ciò enfatizza l'armonia del corpo con il mondo naturale. Nel pensiero cinese, se esiste un sistema di combattimento morbido, allora deve esistere il suo opposto. Il sistema di combattimento duro è solitamente chiamato Kung Fu. Il modello di insegnamento nella scuola del maestro avvia i giovani studenti al Kung Fu prima che passino a quello morbido. È più facile per i bambini iniziare ad apprendere uno stile molto preciso con movimenti chiari. Ai bambini viene sempre insegnato lo scopo dei movimenti. Non sono autorizzati a trattarli come una danza, sempre un modo di combattere. I bambini imparano ad attaccare e a difendersi con pugni, calci, colpi di gomito e vari tipi di parate. Imparano anche come applicare pressione su articolazioni come il gomito e il polso. Il sistema di Kung Fu si basa sull'uso della massima forza per superare un avversario. L'esecutore si muove in avanti in linea retta ed estende completamente le braccia e le gambe quando da pugni e calci. Vengono fatti pochi tentativi per eludere o controllare un aggressore. Invece, deve farsi strada tra i colpi del suo avversario immaginario. E adeguatamente insegnati, gli alunni dimostrano precisione ed eleganza in ogni movimento. Capiscono anche cosa stanno facendo. Qui c'è una forza e una concentrazione di volontà rare in un artista così giovane. Man mano che gli studenti invecchiano, inizieranno ad apprendere le arti del combattimento morbido. Una diversa enfasi sull'allenamento allenterà la tensione dei muscoli. Verrà insegnato loro ad armonizzare il loro corpo con lo spirito del mondo, a sentire il chi del loro corpo, che si confonde con quello del fiume e degli alberi. Non passeranno immediatamente al Tai Chi. C'è un lungo apprendistato da svolgere prima di poter tentare qualcosa di così avanzato. Agli studenti del maestro Hong viene insegnato per fasi, dal Kung Fu passano allo Xing Yi, il primo stadio delle arti di combattimento morbide o interne. Morbide non significa mai gentile, vuol dire che i muscoli sono rilassati. Interno si riferisce al modo in cui il potere e la forza provengono dall'interno. Nello Xing Yi le gambe e le braccia non sono mai completamente estese, ma sono mantenute sempre leggermente piegate e arrotondate. Master Hong spiega come le tecniche eseguite dal figlio maggiore possono essere utilizzate simultaneamente per bloccare un attacco e contrattaccare da entrambi i lati. Quando Master Hong era uno studente, cominciò a pensare che il suo maestro non era abbastanza bravo. Suo maestro lo capì e gli disse: «Vai a sfidare gli studenti più anziani degli altri maestri. Se uno di loro ti sconfigge, vai con il suo maestro». 20 combattimenti dopo, tornò. Nessuno lo aveva sconfitto. Oltre a mantenere uno stato mentale calmo, gli studenti devono imparare a usare la propria forza in modo intelligente. Un braccio che attacca non viene semplicemente bloccato. Devono imparare ad afferrarlo per essere pronti a lanciare l'attaccante o trascinarlo verso un colpo imminente.
Come nelle maggior parte delle altre arti di combattimento, i sistemi morbidi hanno tutti una serie di movimenti prestabiliti, chiamati forme, con gli studenti, che gli studenti devono imparare a memoria. Molte di queste forme sono state tramandate da maestro ad allievo per secoli. Alcuni vengono eseguite da soli, altre in coppia. Lo Xingye ha 12 principali moduli e ciascuno si basa sui movimenti degli animali. Forse il movimento singolo più famoso in tutte le arti di combattimento asiatiche è questa spinta a due mani. Le mani e le dita rappresentano le mascelle e i denti della tigre, mentre sta per uccidere la sua vittima. Gli antichi cinesi osservavano questa azione e la trasformavano in un movimento difensivo, in cui l'attaccante viene spinto fuori portale. Una vita trascorsa a praticare questa mossa e a coltivare la sua energia interiore, o Qi, ha dato al maestro Hung un enorme potere.这结果这猜出这这行这行我跟你说，那人啊，我找动物的一把那鸟，还是彻底也来，我的动物，所以那动物上啊，那人啊是小动物的，但是那帅的两个动物，所以人家这这猜出来好好来讲嘛，手里撇，猜出来应该一样，哎，应该一撇的。 别的，这就是，就是那种，就是狗，这等的这种，就是你管它了，你要狗，你往这个说的，跳了那个，一直跳，一直跳，我猜出这，以前那个结果就稳固的这，一路猜出这，赢，加把赢，啊光，我们，也要。 Sul muro è appeso un ritratto di Bodhidharma, dipinto dal maestro Hung. Bodhidharma è il santo patrono del buddismo Zen. È una potente leggenda nelle arti del combattimento. In questa immagine rappresenta gli antichi, che vivevano in luoghi selvaggi e studiavano gli animali. Ce ne sono 12 importanti. Ogni animale ha movimenti speciali che sono stati utilizzati nello Xingye e altri sistemi. Non esiste alcun tentativo di copiare tutte le azioni dell'animale, ma gli antichi osservarono alcuni movimenti chiave e da questi svilupparono tecniche di combattimento. Questo modo di pensare si basa su una precisa osservazione della natura. Era una sofisticata analisi del movimento da parte dei taoisti. Gli esercizi sviluppati da queste osservazioni furono scritti nel 200 d.C. Quello che cercavano negli animali non erano necessariamente le tecniche di combattimento dell'animale, ma movimenti che suggerissero modi di combattere. Ogni animale dà il nome a una serie di esercizi. I polli combattono a volte su una zampa sola e la forma del pollo lo usa. Cioè,
La rondine non è un uccello che di solito consideriamo come combattente, sebbene intimidisca gli intrusi piombando su di loro. I movimenti sviluppati, pensando a questa azione impicchiata, hanno un'eleganza speciale. Dalla rondine, gli studenti hanno imparato che schivare un colpo può significare solo spostare la testa e le spalle indietro, solo di una frazione. Di fronte a un attacco alto, puoi scendere in picchiata e togliere i piedi dal suo aggressore da sotto. Rifugio da almeno 400 anni. Ogni volta che la Cina continentale veniva colpita da una guerra, i perdenti fuggivano a Taiwan. Successivamente fu occupata dai giapponesi dal 1894 al 1945. La popolazione era severamente controllata e la pratica delle arti marziali vietata. Nel 1949, quando i comunisti salirono al potere in Cina, Chiang Kai-shek si ritirò a Taiwan. Taipei era la sua capitale. Tra coloro che lasciarono il continente con lui c'erano molti artisti marziali e fu da due di questi che Master Hong imparò le arti. Iniziò ad esercitarsi illegalmente mentre i giapponesi erano ancora lì. Suo padre impiegava delle guardie per proteggere il suo negozio. Al suo interno di notte insegnavano segretamente il Kung Fu. Tuo padre, che ora ha 92 anni, possiede ancora lo stesso negozio. Il padre del maestro Hong era un uomo d'affari di grande successo. Iniziò dal nulla, ma diventò il più grande produttore di candele dell'isola. L'arrivo dell'elettricità ha ucciso i suoi affari e ora vende ogni sorta di incenso. Al mattino si siede sorseggiando un tipo speciale di tè al ginseng per rafforzare le sue gambe in modo da essere abbastanza forte da camminare per 3 miglia all'alba fino al suo posto preferito per fare esercizi. Maestrong non insegna più a un gran numero di studenti, ma si rega regolarmente nelle scuole gestite dai suoi studenti più anziani. Uno di loro utilizza il terreno di un tempio per le sue dimostrazioni. È un tempio che si prende cura dei disturbati mentali, offrendo loro un rifugio dal mondo. Dopo la dimostrazione davanti a lui, tutti si aspettavano che fosse il maestro stesso ad esibirsi. Ha deciso di fare una forma di Pakua. Questo è il terzo sistema di combattimento che gli studenti imparano. Il Pakua deve essere la più misteriosa di tutte le arti di combattimento. Non sembra tale, eppure lo è. È molto pericolosa. L'esecutore cammina all'infinito in cerchio, poi improvvisamente, in momenti arbitrari, sfocia nel movimento. Si basa su un antico modo cinese di predire il futuro. Ci sono 8 segni chiamati Pakua,
li combinano in 64 modi e queste combinazioni sono usate nella predizione del futuro. L'esecutore ha un'immagine nella sua mente, le 8 Pakua che circondano il simbolo cosmico, si trasformano in un metro di combattimento, oggi praticato da pochissime persone. Il Maestro Hong è uno dei pochi che può insegnarlo completamente, ma nemmeno lui può spiegarlo completamente a parole. L'unico modo per capirlo è farlo. Il problema nella modalità di comprensione è lo stato mentale dell'esecutore, poiché non si tratta solo di un insieme di sofisticate tecniche di combattimento. Master Hong ha un forte rapporto con il suo secondo figlio Zhen Ha. In passato potrebbe aver seguito il percorso di suo padre. Tuttavia è un produttore televisivo. Zhen Han non ha la forza fisica di suo padre, ma mostra la comprensione delle tecniche da parte di suo padre. Era consuetudine dei maestri scrivere i propri libri di tecniche ed è uno di questi che stanno studiando. L'ingegnosità del pensiero dietro le arti del combattimento è mostrata chiaramente in questi libri dettagliati. La base di tutti i combattimenti è molto semplice. Per sbilanciare il nemico, fallo inciampare, spingilo a terra e colpiscilo dove fa male. Dopo migliaia di anni è stato perfezionato in schemi di movimento di tale sottigliezza da meritare il nome di arte. L'esecutore immagina che a terra in un cerchio ci siano gli 8 Pakua, camminando intorno a loro in uno stato mentale in sintonia con loro. All'improvviso, mentre ci passa sopra, uno dei segni gli viene in mente e agisce di conseguenza. È tanto uno stato mentale quanto una sequenza di mosse di straordinaria bellezza e complessità. Questo artista era esausto dopo solo pochi minuti, come dimostrato dall'intensità richiesta dalle tecniche eseguite. I cinesi direbbero che aveva esaurito il suo qi. Il movimento che fa e la sua abilità, apparentemente senza sforzo, lo pone a livello di un grande ballerino. L'idea di combattimento dietro il Pakua è che un oggetto che gira lancia via tutto ciò che lo tocca, girando costantemente in cerchio, confonde il suo avversario. Qualsiasi tentativo di attaccare un esperto di Pakua è frustrato dalla sua ricca conoscenza dell'evasione e dell'inganno. Sì,
Un'altra difficoltà nel modo di comprendere il Pakua risiede nella sfida di dimostrarlo. Molte delle azioni non possono essere eseguite lentamente e delicatamente. Funzionano a velocità solo quando è possibile sfruttare tutta la quantità di moto dei corpi. Il maestro Hong era davvero molto cauto, scegliendo movimenti semplici che poteva controllare. Maestro Hong è anche medico di medicina tradizionale cinese. Le sue tecniche si basano sulla convinzione della necessità che gli organi del corpo lavorino in modo equilibrato tra loro. Ciò si ottiene regolando il flusso del qi nel corpo. Il modo più conosciuto per farlo è l'agopuntura. Così la cosa. Ma ci sono altri modi per stimolare il flusso del qi. Si pensa che il qi scorre in canali speciali o meridiani attraverso il corpo. E su questi meridiani ci sono punti sensibili alla pressione. Il maestro Hong applica delle ventose su alcuni punti seguendo lo schema dei meridiani lungo la colonna vertebrale. I cinesi pensano che se il tuo corpo è danneggiato, il flusso del qi viene bloccato. E questo porta a molte complicazioni. Per questo ritengono che anche le piccole distorsioni e contusioni devono essere sempre curate. Maestro Hong, che è solito curare i suoi allievi quando subiscono danni inevitabili nell'allenamento. Per rinforzare l'effetto delle tazze, Maestro Hong dà un trattamento di pressione ad alcuni dei punti vitali. Queste tecniche hanno anche implicazioni di combattimento. Ci sono punti sui meridiani che i medici non usano mai per la guarigione, ma i maestri del combattimento avanzato sanno come sferrare un colpo, e un punto vitale può causare grande dolore o addirittura la morte. La fine del trattamento avviene con l'utilizzo del calore radiante, a forma di sigaro di erbe brucianti che si muovono sulla pelle e riscalda il meridiano. Che molte di queste tecniche sembrano funzionare è innegabile, ma come funzionano rimane un mistero. I cinesi ribaltano la situazione. Visto che funzionano, allora il qi deve fluire attraverso il corpo. La vita del maestro Hong è costruita attorno a questa convinzione. Tai Chi è il più sofisticato dei sistemi di combattimento cinesi. Solo dopo che gli studenti del maestro Hong hanno imparato le altre arti possono finalmente impararlo. Come persona, praticando questi movimenti, si prende lentamente coscienza dell'articolazione del proprio corpo. È possibile sentire le singole ossa, muscoli e legamenti mentre si muovono all'interno delle braccia e delle gambe. Non deve esserci tensione in nessuna parte del corpo. Tutto deve essere fluido. L'equilibrio del corpo è focalizzato nel punto cruciale appena sotto l'ombelico. Quando questi movimenti vengono utilizzati per combattere, i muscoli rilassati possono improvvisamente entrare in azione. Niente li trattiene. È
strano vedere movimenti così delicati trasformarsi quando vi si pone una persona di fronte. Lo scopo del combattimento diventa allora chiaro. Diventa anche ingannevolmente semplice rispetto ai movimenti elaborati del Pakua. Quando raggiungi questo livello di abilità, non c'è nessuno sforzo mentale cosciente nel combattere. In effetti, dicono che il combattente più grande sembra un principiante. I suoi movimenti sono così semplici. Il braccio verrebbe rotto dalla forza verso il basso del pugno che agisce contro la gamba in aumento. Invece dello sparring libero, l'arte dolce del combattimento cinese prevede esercizi in cui l'obiettivo è sintonizzarsi con la mente dell'avversario. Entrano quasi in uno stato di trance, eppure sono pronti a colpire all'istante. La conoscenza del maestro Hung non è solo teorica, ha avuto esperienze di veri combattimenti. Ad ogni modo, per lui e per molte altre persone in tutto il mondo, gli stessi movimenti non devono necessariamente avere a che fare con il combattimento, piuttosto riguardano la salute e la sintonia del corpo e della mente con le forze creative naturali.